È partito anche quest'anno con il tutto esaurito il MIAC, la mostra internazionale delle aziende cartarie al Polo Fiere di Sorbano. 250 espositori da tutto il mondo che per 3 giorni presenteranno macchinari, servizi e tecnologie innovative per il settore. Presente al taglio del nastro, tra gli altri, il sindaco di Lucca Mario Pardini e i rappresentanti degli altri comuni del Polo Cartario, la provincia, la regione e l'europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Come di consueto, il MIAC è anche l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del comparto. Dopo gli anni del boom agevolato dalla pandemia, nei primi mesi di quest'anno sono comparsi i primi segnali di contrazione, in parte inevitabili, su export, produzione e fatturato. I vertici di Confindustria, almeno al momento, non lanciano nessun allarme, ma premono sul governo per alleviare l'atavico problema degli alti costi energetici in Italia. Noi continuiamo a chiedere a chi ci governa, a chi ci guida a livello amministrativo, di tenerci competitivi con gli altri stati europei. Capiamo la complicazione di tenerci competitivi con stati molto lontani dove ci sono altri approcci ai costi energetici, mi riferisco agli Stati Uniti o all'Asia, ma almeno con gli stati europei ci devono tenere competitivi. In casa nostra la novità degli ultimi tempi è il piano regionale dei rifiuti, che prevede finalmente un impianto di smaltimento per il Palper, localizzato in provincia di Grosseto. Confindustria avrebbe voluto di più, ma le aziende un piccolo sospiro di sollievo lo possono tirare. Il piano dei rifiuti regionale non ci soddisfa. L'ipotesi dell'impianto di Scarlino, che è qualcosa di più di un'ipotesi, sì. Nel senso che noi stiamo lavorando da qualche anno con IREN per mettere a punto le specifiche anche dell'impianto. Può essere una risposta non totale ma parziale ai bisogni delle cartiere, finalmente.